i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio lecco day by day. Venerdì 6 ottobre 2023 è la vigilia di Cosenza Lecco. Prepariamo, stiamo preparando valigie, macchine fotografiche, zaino, qualche vestito, poca roba. In realtà perché sarà proprio toccata e fuga dalla Lombardia alla Calabria per questo match delle ore 14 di domani, di sabato 7 di ottobre 2023. Caldo, farà caldo, fa caldo anche qua, quindi sembra manco autunno, anzi sembra una bella estate infinita questa. Ci sono temperature quasi più alte adesso che tranne agosto. La parte centrale di agosto è stata da matti, poi per il resto è stata quasi un'estate più fresca di questo autunno in tutta l'estate. Al di là di questo, che non è il nostro compito fare climatologi e via dicendo, sicuramente l'Eco si sta preparando per questo appuntamento molto importante, molto molto importante, sul campo del Cosenza, dello stadio Vito Marulla, e quindi scusate, San Vito Gigi Marulla, fatto il mix dei nomi, doppio nome, doppia intitolazione, cosa che ci accomoda rispetto ai cosentini, lupi, così come sono soprannominati. E sicuramente è un match importante per tanti motivi. Uno, perché le partite ufficiali sono sempre importanti, tanto per cominciare. Due, il Lecco ovviamente deve fare punti, l'ha detto anche il direttore sportivo Domenico Fracchiolla all'inizio di questa settimana, di come questa sia veramente una partita molto importante, in tal senso che non può vedere i brucelesti tornare dalla Calabria con le mani vuote, e ancora una volta, così come è successo purtroppo con il Cittadella, in modo oddio, non l'abbiamo ancora digerita obiettivamente. È giusto che sia così, tra l'altro. Altro. Spero che sia qualcosa che sia rimasto addosso anche alla squadra, perché non puoi digerire una roba del genere. Però non è stato neanche l'unico appuntamento in cui l'Ecco ha fatto abbastanza per creare i presupposti per potersi portare a casa dei punti. Poi però c'è il resto, e questo resto è tutta testa, non è tecnica, non è tattica, non è fisico, è testa, perché con la testa non prendi gol da Cassano, che è alto 1,65 m, e in quel modo lì. E tra l'altro lo stesso talentino della Roma, che è in prestito al Cittadella, tra l'altro lui è di Trani, ovviamente quanti paragoni può aver visto sulla sua testa nella sua vita, barese, piccolino, vabbè, insomma ne ha sentiti abbastanza di paragoni con il Cassano al momento più famoso. Poi insomma, arrivare a quel livello di popolarità non è facile, arrivare anche al livello di rendimento in campo, tenuto conto insomma che la parte mentale non sembra supportato la tecnica infinita di quel giocatore lì, insomma non è così scontato. Però è tutta testa, e il Lecco, tra l'altro, andate a vedere le statistiche dei duelli aerei bluceleste, sono anche buone, tra le altre cose, cosa che obiettivamente ci fa ancora più arrabbiare, perché è una squadra forte in quel fondamentale, una squadra che segna di testa, una squadra che è forte sulle palline attive, e ha preso gol come da pallina attiva, di testa con respinta, e respinta tra l'altro di testa, e gol di testa da un ragazzo, un giocatore di 1,65 m tutto solo. Quindi veramente il contrario di quello che dicono i numeri. Per quello diciamo sempre che alla fine noi i numeri giustamente li citiamo, giustamente vi portiamo dentro quelle che sono le statistiche, le numeriche delle sfide che andiamo a affrontare, perché comunque Lanfredo ci dà dei numeri che sono interessanti da andare a leggere. Però alla fine veramente il numero è niente senza poi la trasformazione sul terreno di gioco, di quelli che sono effettivamente i valori espressi da questa raccolta dati, che appunto, soprattutto quando sono tanti, da qualche parte inizia. Non è che i numeri non vogliano dire niente, i numeri sono una parte della spiegazione di quello che è il percorso che abbiamo fatto, del rendimento che c'è da parte di una compagine. Detto ciò, vi portiamo un pochino dentro quelli che sono i programmi dei blu celesti e del Cosenza anche.
Allora, partendo dal Lecco, oggi alle ore 11 è stata convocata la conferenza stampa di presentazione della, del prepartita, mister Luciano Foschi, che ovviamente sapete essere in bilico nella sua posizione, e questo è il terzo fattore di importanza della gara, ovviamente. Quindi sarà interessante cercare di capire un po' se anche lui stesso avrà assorbito questa botta, perché se andate a vedere il video del post Cittadella Lecco, perché c'è un contratto che deve rispettare, no? Perché sennò credo che tutto avrebbe voluto fare meno che presentarsi davanti alle telecamere. Insomma, era tra voce e sguardo, erano abbastanza dimessi e abbattuti. Ci sta, sì, però insomma, fino a un certo punto, perché comunque è importante anche che poi sia la guida la primaria a alzare la testa di fronte a, anche a questo tipo di cose che poi nel calcio accadono molto più spesso di quanto ci si possa aspettare, così, senza un'analisi particolarmente approfondita. Quindi alle 11 convocazione conferenza stampa, poi la squadra alle 11:30 parte, va in aeroporto e vola per Lamezia Terme, e poi si trasferisce in pullman vicino a Cosenza, perché poi non ci sarà neanche così tanto tempo per godersi la vigilia, perché diversamente ad esempio a quanto era successo a Foggia, in cui c'era stato il volo e poi tanto tempo da passare a Cirignola prima di arrivare alle 21, quindi al calcio d'inizio dello Zaccheria. In questo caso invece l'Ecco avrà un troppe ore, perché poi abbastanza presto nella mattinata di sabato si andrà verso lo stadio cosentino per questa partita, questo appuntamento che chiuderà il secondo blocco di partite tra prima e seconda pausa per le nazionali. E quindi poi ci saranno 2 settimane per mettere insieme i pensieri, formare un programma di lavoro, riposare, perché l'Ecco ha riposato veramente poco in queste settimane, un po' per obbligo dettato dai tempi, un po' anche per scelta, perché ha fatto tanti allenamenti per cercare di completare un programma di lavoro molto intenso, una grande mole di lavoro che si porta avanti, perché c'è la convinzione che solo in questo modo si possano un po' ridurre i tempi le distanze dal punto di vista della didattica, dell'apprendimento rispetto alle altre squadre, che poi alla fine è solo quando giochi che impari fino in fondo. L'Ecco alla fine poi si trasferisce, come dicevo, a Cosenza, gioca la partita, torna aereo e rientro in Lombardia. Noi rientriamo sabato sera, poi presumo che anche la squadra faccia comunque questo tipo di percorso, perché poi alla fine anche loro hanno un po' di ore a disposizione tra la fine della partita e quelli che insomma sono anche i voli un po' più in là nel tempo dalla Mizzi. Poi invece, per spostarci sul fronte Cosenza, detto che appunto le ultime sull'Ecco le apprendiamo oggi, fra poche ore, oggi il Cosenza svolge la rifinitura abbastanza presto. Prima c'è la conferenza di mister Fabio Caserta alle 9:30, quindi parla anche un bel po' prima rispetto a Foschi, e poi fa la rifinitura abbastanza presto nella mattinata, quindi il Lecco invece se va presto e poi va appunto verso l'aeroporto. La squadra cosa presenta? Qualche defezione che sembra essere ormai inevitabile, perché appunto ormai siamo veramente a ridosso del match, quindi se il bollettino fornito dalla società è vero fino in fondo, e si fa un po' di pretattica, però insomma non mi sembra, da come ho seguito la narrazione, mi sembra essere sembra abbastanza coerente. È rientrato in gruppo Canotto, che chiaramente magari potrebbe partire dalla panchina, questo va da sé visto che alla fine è al rientro, non sarà in condizioni fisiche perfette, poi c'è anche del potenziale là davanti per la squadra di Caserta. Allenamento differenziato per Zuccon, che quindi oggi è più no che sì per la sfida alla sua ex, l'unica ex di fatto, esclusa l'Atalanta, tra l'altro qui anche sotto contratto con l'Atalanta, quindi non saprei neanche se definirla ex fino in fondo. Idem per la Vardera, e quindi questi due possono essere i due giocatori non a disposizione di Caserta, o non per forza a disposizione di Caserta, che magari probabilmente sceglierà solo dopo la rifinitura di domani mattina. Per Ecco, a oggi, vedendo che manca veramente poco tempo verso la gara,
direi più no che sì. Poi solo a convocati in mano sapremo se effettivamente c'è l'idea di poter riportare poi nella lista definitiva, nella distinta, per quello che sarà effettivamente lo scontro tra gli 11 contro 11 più i 5 cambi a disposizione degli allenatori, quindi i 32 che sono destinati a scendere in campo. Tra l'altro il Cosenza sta facendo benissimo in trasferta. Mi hanno detto che è una squadra che comunque sta bene, una bella classifica, è tranquilla, sicuramente non sta soffrendo come gli altri anni. Però c'è questa disparità di rendimento che non è che preoccupa, però è chiaro che a tutti piace vedere la propria squadra vincere in casa, no? È ovvio. Però sta rendendo di più in trasferta. Pisa ha fatto una vittoria abbastanza clamorosa per come è venuta, partita giocata bene, subito il pareggio all'inizio del recupero, poi il gol di Mazzocchi al 95esimo su 96 minuti se non sbaglio è andato a regalare i 3 punti alla squadra di Caserta, che ormai insomma potevano anche potenzialmente dire vabbè, nascondo la palla, ne porto a casa uno che mi va bene comunque. Invece comunque ha continuato a spingere per portarne a casa 3, quindi questo dà anche un po' l'idea di come la mentalità sia sempre di un certo tipo di livello, perché se non ci credi quelle cose non le fai. Ma vale anche per il Cittadella, è chiaro che poi in casa è un po' più facile, per quanto fattore ambientale a Cittadella non sia esattamente la prima cosa che ti viene in mente, però comunque ci devi credere. È una squadra che in trasferta, tra l'altro in uno stadio come l'Arena Garibaldi, che non è manco lo stadio più tranquillo d'Italia, va a far quella roba lì, vuol dire che ha una spinta emotiva importante. Tra l'altro una squadra che appunto dicevo ha vinto solo con l'Ascoli in casa, poi non ha più vinto tra le mura amiche in questo campionato, che se vogliamo un pochino un paradosso, perché invece Cosenza di solito in casa ha costruito le ultime due salvezze, per quanto poi siano state difficoltose, arrivati i playout, l'ultima con, vabbè, col Brescia, cioè, cosa assurda per quello che è successo dal gol in pareggio in poi, anche folle evidentemente, però anche le modalità di come è arrivato questo pareggio, che poi è stato in realtà una vittoria per come si è tradotto il risultato poi nella, in questa sfida playout, era stato costruito per la gran parte in casa. Invece adesso il Cosenza è in una fase in cui rende di più in trasferta. Diciamo che anche l'Ecco sta facendo complessivamente meglio per quanto riguarda le partite disputate in trasferta, uno perché ha fatto solo un punto e l'ha fatto a Modena fuori, però se andiamo a vedere anche la qualità delle prestazioni, per me, ripeto, Catanzaro ha partita da considerare trasferta, punto. Cioè, poi capisco il formalismo, ok, però è una partita in trasferta. Se consideriamo Padova, consideriamo Modena, consideriamo anche questa col Cittadella, alla fine le ha fornito le prestazioni qualitativamente migliori fuori casa. In casa buona prestazione col Brescia, assolutamente non da sconfitta, tantomeno col doppio distacco. Con la Feral Pisaro non bene, non bene, poi vabbè, si può vedere la quella partita come si vuole, però sicuramente nel complesso una partita negativa, quella che è stata persa contro una che sarà la diretta una delle dirette concorrenti alla salvezza. Se vogliamo qualche piccolo dato qua e là, poi domani facciamo un po' più di racconto sui dati anche con quelli di Lanfredo, cosa ci fornisce Opta. Allora, Cosenza e Lecco si affrontano in Serie B dopo 60 anni, l'ultima volta è stato in maggio 1964, Lecco è imbattuto, non ha mai perso in 4 partite col Cosenza, scongiuri quanti volete, vittorie 2 pari nei match contro il Cosenza nel torneo cadetto, non ha mai neanche preso gol, può far riscongiuri anche Saracco, che tra l'altro a quelle parti lì è letteralmente di casa. Ho avuto modo di parlarne anche ieri con una collega di Cosenza, ho avuto il piacere insomma di essere presente in una delle trasmissioni di approfondimento, e insomma mi ha proprio fatto domanda specifica su Saracco, perché evidentemente un giocatore che sta 9 anni in una piazza non di Serie A da secondo portiere, diciamo che non è esattamente qualcosa di consueto, quindi mi aspetto anche applausi nei suoi confronti. Vediamo, mi incuriosisce la situazione. Due partite evidentemente giocate a Cosenza, doppio 0-0 sia nel dicembre 62 sia nel dicembre 63, quindi non si è mai visto un gol da quelle parti quando hanno giocato contro in Serie B Cosenza e Lecco. Appunto, poi il rendimento interno della squadra di Caserta è di una vittoria e un pareggio e 2 sconfitte, quindi non è un rendimento adeguato rispetto a quella che è la completezza di quanto
è capitato negli anni precedenti. Infatti, se si va a vedere, è lo stesso numero di sconfitte rimediate dal Cosenza in tutte le 14 gare interne giocate sotto la gestione di Viali 2022-2023. Infatti, come vi dicevo, ha fatto 5 vittorie e 7 pareggi. Si è costruito la salvezza in casa, 5 vittorie, 15 punti, 22 punti. Insomma, direi che fa capire quanto sia anche un po' strano che la squadra del sud faccia così fatica in casa. Insomma, sotto la spinta emotiva è importante, ci sono 5.000 persone, voglio dire. Poi è vero che i tifosi non giocano, lo stadio è anche abbastanza grande e un pochino dispersivo, però comunque la spinta è forte, ok? E parlando di duelli aerei, occhio a Mazzocchi, di cui abbiamo parlato prima. 3 gol in Serie B quest'anno, tutti di testa, quindi occhio che questo è un pericolo pubblico. Tra l'altro ha fatto gli stessi gol che aveva fatto l'anno scorso con il Sud Tirol, però questa volta li ha fatti in 7 partite, non in 33, quindi insomma capite che il rendimento assolutamente al momento è diverso rispetto a quella della passata stagione. Tra l'altro, sapete chi è contento quando viene il Cosenza? Andrija Novaković. Andrija Novaković, perché quando vede Cosenza e Regina fa gol, 3 al Cosenza, 3 alla Regina, quindi speriamo che possa continuare con questa striscia positiva. E tra l'altro, particolarmente bene porta questo stadio Novaković, che ha segnato 3 gol al Cosenza e li ha segnati tutti in trasferta con la maglia del Frosinone in tutte le circostanze. È stato un gol, l'ha fatto nella stagione 19-20, un gol nella stagione 20-21 e un gol nella stagione 21-22. E quindi, ecco, appunto, credo che quando vedranno Novaković gli amici di Cosenza non saranno particolarmente contenti, perché appunto è uno che è solito fargli male. L'anno scorso tra l'altro ci ha giocato contro il Cosenza, ha giocato 20 minuti nella gara d'andata, 25 minuti nella gara d'andata, vinta 2-0 dalla squadra veneta, e poi al ritorno è rimasto in panchina, 1-1 è rimasto in panchina. Ecco, magari se Vanoli l'avesse inserito avrebbe avuto modo di vincere anche quella gara, che era la 36esima, e quindi era anche importante per entrambe, molto importante per entrambe, che seguivano i rispettivi obiettivi. Ecco, vi abbiamo dato anche questo aneddoto, qualche numero buttato qua e là. Domani ci ritroviamo, facciamo un'analisi un po' più approfondita, cerchiamo di darvi le probabili formazioni di entrambe, e quindi seguiteci come sempre. Vi aspetto poi su LCN Sport più o meno dalle 11.30 circa, qui troverete il testuale, poi il video della conferenza stampa di mister Luciano Foschi. Buona giornata a tutti, buon inizio di fine settimana a tutti, dato che venerdì magari qualcuno si fa il weekend lungo o parte anche già per la Venezia Cosenza, o per la, si fa un giro per la Calabria, ma forse le cose sempre comunque.